noi abbiamo fatto venire già l'impresa che deve fare questa, che mettere questa rete, va bene? Quindi già da oggi pomeriggio cominciano i lavori per mettere questa rete. I lavori dureranno da 2 a 3 settimane, va bene? Massimo, d'accordo? In queste 3 settimane i ragazzi vanno alla Zippilli, va bene? E siccome mancherebbero 8 aule per evitare una riunione durata un'ora, per evitare i doppi turni, che sarebbe, che è un massacro, io l'ho detto sempre, adesso sto andando insieme alla preside, all'RSPP, chi viene con me, al Parco della Scienza, perché potremmo, ci sono le aule, però io devo vedere se sono aule idonee a quei ragazzi, io non lo so, quindi qualcuno me lo deve garantire. Andiamo a vedere se ci sono queste 8 aule, se ci sono queste 8 aule, poi la preside deciderà chi va lì e chi va da parte, non lo chiedete a me, però diciamo tutti i ragazzi vanno a scuola la mattina a partire da lunedì, quindi da lunedì si torna a scuola, una parte alla Zippilli e 2 sezioni, quindi 8 classi, ma non so, sarà la B, non lo so, quello poi dice la presa, vanno giù. Noi nel frattempo iniziamo i lavori di questa rete antisfondellamento, come avete visto abbiamo tolto quella, adesso va via, tutte le impalcature vanno via, i calcinacci, gli intonaci non si rifanno adesso perché non li possiamo rifare, si rifanno quest'estate, si mette questa rete. Ma la rete su tutto il tutto solaio? La struttura, tutti i solai, il primo, secondo e terzo, tutto il solaio, su tutti i solai si mette questa rete, che oltre ad avere, mi hanno spiegato, un compito di, lei è un tecnico, no, oltre ad avere un compito di contenimento, questa rete che mettiamo noi, a differenza di, no, scusa, no,